Siamo qui oggi il 19 novembre 2017 a fare la prima di campionato del WISP ANMIC, campionato interprovinciale. Tutte le persone che possono muovere la carrozzina, anche solo muovere le ruote, possono partecipare. Una, due, tre, avanti! Io sono pronto. Francesco Fabri, Elisabri CS, le Lions per... per Gianluca Mattioli. Ecco che in questo momento realtà come queste, esperienze come queste, associazioni come queste assumono un'importanza primaria. Lo sport e la disabilità, per la disabilità deve essere un trainante, un valore di vita, un valore che ti porta ad una qualità della tua esistenza molto molto migliore. Perché stai insieme agli altri, perché fai qualcosa condiviso con una squadra. Finalmente nel 2017 abbiamo fatto questo accordo. Oggi parliamo di basket in carrozzina, dobbiamo parlare di sitting volley, dobbiamo parlare di altre attività, sviluppare e portare a termine progetti sempre migliori e sempre più inclusivi. Manifestazione di oggi la ritengo importante per via di far conoscere anche a persone che non hanno mai visto una partita, per far vedere che nonostante le disabilità si riesce a tirare fuori il meglio per ogni atleta. Basket chiaramente è il re dello sport per noi, ci sono le varie disabilità giustamente. Anche qui abbiamo molte disabilità che difficilmente possono giocare in altri sport, però vedo che anche loro si divertono. I ragazzini, anche avendo delle disabilità forti, danno tutto. Già è il secondo anno che gioco con i disabili, appunto per aiutarli, perché comunque è divertente e poi è bello vedere che nonostante abbiano dei problemi fisici non si siano fermati per realizzare il loro sogno. Perché giocavo ancora nella maschile finché non l'hanno proposto e allora sono venuta a provare e comunque abbiamo fatto anche vari tornei e ci siamo divertiti molto, perché comunque anche se erano disabili ci mettevano proprio il cuore in quello che facevano. Quest'anno festeggiamo il decimo anniversario della Wheelchair Basket Forlì. Il comune di Forlì ha capito anche l'importanza di dare la palestra a ragazzi con disabilità, quindi non fa pagare l'affitto della palestra. Abbiamo avuto finanziamenti anche da alcune altre associazioni che hanno fatto in modo di poter almeno acquistare una carrozzina alla volta. Ogni carrozzina costa anche 1.800 euro, 2.004 le più complicate se non di più. Lo scorso autunno venne all'ANMIC Daniele Fabbri, che credo sia un po' il motore pulsante della squadra di basket in carrozzella forlivese, per dirci che ci teneva molto ad avere una collaborazione con ANMIC. È una realtà che ci auguriamo possa espandersi, possa trovare altri aderenti, perché questa è la finalità. Vi coroniamo con una bellissima fotografia di ricordo. Noi siamo la ST di Libertas Pattinaggio Forlì, siamo davvero onorati di aver partecipato a questa gara e di avervi fatto compagnia con la nostra musica e i nostri spettacoli. Tutti gli atleti sono stati davvero fantastici e noi siamo davvero felicissimi di aver potuto far parte di una giornata così bella. Quindi speriamo possa accadere nuovamente, sappiamo che ci saranno anche altre date. Noi speriamo di poter partecipare ancora, grazie a tutti.